a 100.000 like faremo un episodio speciale. Se questo video arriva a 100.000 like. Bene ragazzi, Pirone, bentornati. Siamo qui oggi con questo nuovo video. Oggi intervista doppia, nuova intervista doppia, e alla lunga è toccato. Oggi mi sottoporrò all'intervista con Ciccio Crick. Le domande ovviamente non le sappiamo e me le hanno fatte i qui presenti. Sapete tutti quanti come sono le interviste, belle piccanti, belle dirette. Oh, croccanti. Vi inviterei a lasciare un bel mi piace, sì, perché dobbiamo arrivare a una cifra che poi scoprirete a fine video. È costato un'ilaria in più nel gruppo, ne avevamo già una, ne bastava forse allora, una. Si è perso la narice perché si è drogato. Potremmo cercare di arrivare almeno a 100.000. Io e Johnny comunque siamo i due non milionari di Melagoro. A momenti i creatori siamo quasi creatori, ma non abbiamo un cazzo. Comunque vi lasciamo al video, domande fatte dal nostro telecronista Gabby Squared, molto croccante, e si inizia. Dai. Nome: Matteo Colombo. Francesco. Nickname: Johnny Crick. Just Ron. Età: 30. 26, quasi, manca un mesetto. Quanti iscritti hai su YouTube? 910.000 al momento. Credo 700.000 adesso. Pensi di meritartene di più? Magari un pelino, un cicinino proprio. Sì, un pelo. Il tuo video preferito? Quello che ho fatto con Gabbo di Squared a Los Angeles intervistando Vin Diesel e il cast di Fast and Furious. Nemesis 1. Epocale. Il tuo video peggiore? Tutti gli altri, vabbè, questa tagliala. Tutti. Allora, era un video che feci, non mi ricordo se era un video o una live, su Assassin's Creed Unity. Io amo quella saga di videogiochi, però quel video che feci non riuscii a farlo seriamente perché era talmente pieno di bug con le clip che giocavo, che mi venne tipo un video completamente fuori dal comune, però lo caricai lo stesso perché faceva troppo ridere, però non era, diciamo, alla Ron style, visto che è qua di fianco a me. Probabilmente i primi commentari che facevo, che riascoltandoli ora, è abbastanza imbarazzante. Da quanto tempo vi conoscete? Non sbaglio, 7-8 anni. Erano tempi di Crysis 1. 8-9 anni. Come vi siete conosciuti? Sul web, contattandoci da un canale all'altro, perché all'inizio eravamo in pochi. Voglio spezzare una lancia a favore mio, perché il mio carissimo collega Giastron è stato lui a scrivermi per primo nel lontanissimo 1830, non me lo ricordo più, sarà stato 2007, dicendomi facciamo un video insieme. E il vostro primo incontro? È venuto a casa mia a trovarmi e siamo stati un paio di giorni assieme a cazzeggiare. Penso sia dopo che avevo fatto una puntata tipo di game qualcosa, dove mi ero riempito di uova, ero andato a casa sua a dormire, gli avevo riempito il letto di uova. Comunque anche quello un bel po' di tempo fa. Ditemi un pregio dell'altro. È sempre felice. È altruista. Ditemi un difetto dell'altro. È la persona più inaffidabile di questo pianeta. Si incazza troppo per sciocchezze. La tua più grande soddisfazione su YouTube? Boh, non mi viene in mente una particolare, però tecnicamente quando faccio un video e vedo che va bene oltre le mie aspettative, o comunque va bene, è sempre una soddisfazione. Penso aver conosciuto tutti i miei compagni di mela e aver fatto dei viaggi spettacolari, perché comunque mi piace viaggiare. Hai mai pensato di lasciare Melagodo? No, cioè nel senso, ho pensato di lasciarla nel momento in cui vado a pensare che lascio tutto YouTube e tutto quanto. Lasciarla per andare da altre parti, assolutamente no. Assolutamente no. La vostra esperienza più bella condivisa? Il primo viaggio che abbiamo fatto oltre oceano, che siamo andati in America per vedere gli studi della Treyarch, è stato anche il primo viaggio oltre oceano di youtubers italiani, quindi me lo ricorderò per sempre. Allora, la prima volta che andammo a Los Angeles, io e Ron, per il DSC, credo, di Black Ops 2. L'esperienza più brutta condivisa? Di particolarmente brutte non me ne ricordo. Ma alla fine non ne ho, io mi sono sempre divertito con Teo. Mai litigato, perché si incazza lui, risolve lui, fa tutto da solo, quindi. Con quali soprannomi vi chiamate? Io lo chiamo Ciccio o Obelix ogni tanto, quando mi fa girare il cazzo. Vabbè, lui di solito Ciccio Crick, io ragazzi Capra. Perché ride? È Capra! Ah, ok. Il tuo youtuber preferito? Io Toby. Casey Neistat. Per te YouTube è un lavoro? Ad oggi sì. Allora io diciamo che ho sempre cercato di considerarlo come un hobby, però impegna certe volte anche più di un lavoro, quindi credo di sì. Come ti vedi fra 10 anni? Spero con un posto di lavoro, non credo ancora su YouTube, ma spero in qualcosa che
riguardi sempre questo ambiente, videogiochi o cose così. Credo sposato e non so se in Italia o se andrò da mio fratello molto presto, vediamo, che mio fratello sta a Los Angeles. YouTuber con cui vorresti collaborare? Beh, Neistat è tipo il sogno incredibile. Clio Makeup e Human Safari. Le persone con cui volevo collaborare, bene o male, le ho già incontrate. Altri al momento non mi vengono. Se potessi essere uno YouTuber per un giorno, chi sceglieresti? Metà giornata Neistat e metà giornata Human Safari. Jessica Nigri, così mi guarderete. Oh, santo cielo! Vorrei provare a essere più di PewDiePie, non tanto per i soldi o robe che può avere perché è così famoso, ma per vedere com'è la vita al top e con tutti i pro e i contro. E chi non vorresti mai essere? Pezzi di merda. Ho tutti e due le mie, Non hai ancora visto le altre. Sono anche peggio le altre. Non vorrei mai essere nessun altro YouTuber. Anthony Di Francesco. Che dolce, Teo. Scrivereste mai un libro per tanti soldi? No. 10 video primi in tendenza? No. Una giornata con una figa scelta? Sì. No. Pensi ci sia amore e odio fra voi due? Sì. Sicuramente. Il tuo gioco preferito? Battlefield, credo. Call of Duty 4. Hai mai fatto un video controvoglia? Se sì, quale? Controvoglia spesso, nel senso che molte volte sono stanco, però per senso del dovere registro, poi una volta che registro probabilmente mi diverto molto di più di quello che mi aspettavo. Un video in particolare al momento non me lo ricordo. Quasi la maggior parte degli ultimi video tipo che facevo di COD, perché ero arrivato tipo a... non ci stava più COD nella mia testa. Un gioco per il quale non faresti mai un placement? Tanti. Tutti i giochi che non mi interessano, che non entrano nei miei gusti o che comunque non ho mai giocato né mi interesserebbe giocare. Credo Minecraft, perché ci ho provato due volte anche con Sasha, ma proprio non riesco a entrare dentro quel gioco. Non ce la faccio, non lo capisco. Per quanti soldi venderesti il tuo canale YouTube? Dovreste darmi delle cifre veramente troppo alte, perché anche se dovessi smettere lo vorrei tenere lì per ricordo. 100.000 euro? No, zio, 10 anni della mia vita non valgono 100.000 euro. Zero. Cosa ami di YouTube? La possibilità di creare delle amicizie e la possibilità di far vedere a tante persone contenuti propri che crei con la tua testa liberamente. La libertà di espressione. Cosa odi di YouTube? L'ipocrisia e le belle facce a cattivo gioco. La falsità di moltissime persone che lo popolano. Un quiz. In che anno è nata Me la godo? Ma veramente? 2009? Non lo so. No, è controllato. No, non l'hai fatta te. Ma che cazzo vuol dire? È nato, io ho aperto il canale. Che cazzo se lo ricorda, regà? Era strafatto la partita FIFA. 2006? In che anno ha aperto il canale l'altro? Probabilmente prima di Me la godo, quindi sarà stato 2007. 2007. Il numero esatto di iscritti attuali a Me la godo? 524.000 a ieri sera. 503.721. Il video con più visualizzazioni su Me la godo? Però siete bastardi, eh. Srogo Corse Venice Beach. Nella top 5 c'era un gameplay di Johnny Creek su MV3. C'era uno di Battlefield, un gameplay di Battlefield. E ce n'era anche uno di Fraus, dei giochi impossibili. Però il più visto non me lo ricordo. E ciao. È vero, cazzo! Il numero di membri attuali su Me la godo. Contando anche i morti? Io, Johnny, te, Dread, Blur, Marza, Zamp, Delu, Ila, Zano, Faz, Mollu, Dani, Clint, Frax, 15. 12! Chi ha creato Me la godo? Johnny. Io? La bombi o la passi? A cazzo. Ah. Imorta. Bombo. Due tette così. Sì. Dai. Frafrog. Non ne sai più. Sì, sì, me la bomberei. Un tot vecchio, è simpatica. Non passo perché mi sa che mi sgrida. Sofì dei me contro te. No, la passo. No, raga. Non è il mio tipo. Valentina Vignali. Porca troia. Cioè, sì. No, vabbè, se dico la passo non sono credibile, però ai tempi l'avrei bombata un po' più volentieri. Adesso un po' di meno. Di un numero da 1 a 10. 7. Holy shit! Ma che è questa? L'avevo regalata! Fa culo! L'avevo regalata io!
7 è il mio numero preferito. Anche il mio. Allora, cagare. Non ci credo. La persona con cui hai legato di più su Me la godo. Gabbo, Dredd e Johnny in primis. Beh, figa, non lo so, con tanti. Anche con Delu. Ma te lo conosco da 20 anni. Zampu, cioè, con cui mi sento maggiormente siete te e Dredd, perché Johnny sparisce. Però il legame di amicizia c'è con tutti. J-Ron. Chi di due è più? Bello. A lui. Io. Simpatico. Lui. Ricco. Lui. Siamo messi male entrambi probabilmente. Affidabile. Lui. Io. Puntuale. Io. Mattutino. Io. Hai mai guidato ubriaco? Sì. Soltanto un paio di volte con una birra prima di uscire, ma mai. Fatto a botte? Sì. Ho tirato un pugno 15 anni fa, ma poi basta. Mentito. È capitato. Sparlato dietro a uno dei presenti qui. Pesantemente no. Sfottuto, vabbè sì, raga, no, non lo faccio, mi piace. No, perché poi a prescindere gliele vado a dire in faccia. Punto forte di Me la godo. L'amicizia. Cosa manca a Me la godo? La figa. Sì, sì, cazzo! Abbiamo Blur, ma non è il massimo. Il pubblico più giovane. Meglio. Tette o culo? Tette. Arrivare a 1 milione o una notte con la Nigri? Una notte con la Nigri, perché 1 milione forse ci arriverò senza aiuti. Notte con la Nigri, vloggino, arrivo a 1 milione di iscritti. Un video bello che va male o un video brutto che va bene? Un video bello che va male. Un video bello che va male. Mates o Illuminati? Mates. Perché ho dentro più amici rispetto agli Illuminati. Cosa cambieresti dell'altro a livello di YouTube? Lo vorrei vedere con dei nuovi obiettivi. Lo farei essere un po' più costante e presente anche nei progetti di gruppo. Salutatevi. Ciao, ciao Ciccio. Mandatevi a fanculo. Ma fanculo. Culo capra di merda. Convinci la gente ad arrivare a 100.000 likes a questo video. Allora, e questo è molto più difficile perché non ho i capelli lunghi. Allora, mi piacerebbe che due stronzi come me e Johnny, che non siamo ancora arrivati a 1 milione, riusciamo ad avere più like dei due che sono arrivati a 1 milione. Sto convincendolo a 100.000 like a fare Bad Boys. A 100.000 like faremo un episodio speciale molto ben costruito del ritorno di Bad Boys. Se questo video arriva a 100.000 like, per una settimana JR, all'inizio dei suoi video, dovrà dire io amo Johnny Creek. Bro, la prossima intervista, sai, punterei alla figa, quella effettivamente. Figa, quindi figa. Fatemi vedere che abbiamo 100.000 like e oltre alle scommesse fatte nel video, io farò un'intervista doppia con una figa A e una figa B. Quindi un bel like, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo presto con altri video speciali perché arriverà il multipov a breve, se Johnny si presenta, guardalo, guardatelo. Ci vediamo alla prossima, ringrazio tutti quanti. Anche Bad Boys a 100.000. Bad Boys a 100.000, comunque sarà sempre lui, sì che l'ho detto, no, sarà sempre io. Te la merda che dovrà essere presente. Alla prossima, grazie a tutti quanti, darò a tutti gli altri. Ciao, 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 ciao. Regà.